continua a discutere di salvacomuni e non di diciamo, salva Napoli come erroneamente poi viene spesso de definito e oggi è intervenuta la vicepresidente della Camera, la Carfagna, ha detto che c'è stata un'alleanza di PD e 5 Stelle per salvarla. Innanzitutto non c'è nessuna legge, poi non c'è nessun salva Napoli, io lo voglio chiarire, capisco che la si mette in politica, ma tecnicamente norma alla mano almeno rispetto a quello che si sta eh, leggendo. In questo momento non c'è nessun salva Napoli, quindi c'è una legge che interviene sugli effetti devastanti che la sentenza della Corte Costituzionale produce a centinaia e centinaia di comuni italiani, ma non è salva Napoli, perché per fare una legge salva Napoli ci veniva ben altra norma, quindi non è stata fatta nessuna legge salva Napoli. Vediamo quale sarà la legge che la norma che verrà approvata alla fine e poi la valuteremo una volta che però è approvata, se no discutiamo di emendamenti, discutiamo di provocazioni politiche, di chiacchiere e di quant'altro. Quello che posso dire è che non c'è nessuna alleanza, nessun accordo e nessun inciucio da questo punto di vista. Quindi quello che il Parlamento farà noi lo valuteremo con attenzione, quello che il Governo farà lo valuteremo con attenzione e se ci saranno norme che portano come dire sostegno ai comuni italiani, noi esprimeremo parole di, di apprezzamento. Quello che posso dire già da adesso, tranne che qualcosa che non accade nei prossimi ore, non c'è nessuna norma salvanapra.